Do il benvenuto a tutti da parte di Formez. Vi ricordo che questo è l'appuntamento del venerdì che svolgiamo con Agid rispetto a competenze e servizi digitali per la PA. Abbiamo questo appuntamento. Oggi, come vi anticipava Stefania, abbiamo tre esperti, Claudio Celeghin, Daniela De Blasis e Patrizia Schettino, e il tema è quello dell'usabilità dei servizi digitali. Un tema che dovremmo sentire molto, considerata la posizione, diciamo, non proprio, diciamo, di eccellenza che abbiamo nell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società del DESI, che è nella relazione nazionale per il 2019 sull'usabilità dei servizi, sull'uso dei servizi online, ci vede, insomma, abbastanza in cattiva posizione. Quindi io vi ricordo che questo webinar è registrato, che le domande che voi farete in chat noi le riporteremo agli esperti che cercheranno di darvi il più possibile una risposta durante il webinar stesso, ma nel caso forniranno delle risposte scritte nel caso appunto in cui poi non si riesca a evadere tutto nell'ora e mezza che ci tocca. Quindi smetto subito e lascio la parola a Claudio Celeghin per la prima relazione. Come da programma. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Claudio Celeghin, responsabile del servizio sviluppo web e communities dell'area trasformazione digitale presso l'agenzia, presso l'Agid, presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. E quello di cui vi parlerò in questa presentazione diciamo, sono alcune tematiche che emergono da dei documenti di contesto elaborati a livello europeo e anche a livello poi di conseguenza a livello italiano, che indicano sostanzialmente quanto sia ormai elemento imprescindibile e l'implementazione di servizi e informazioni usabili, facilmente comprensibili, facilmente utilizzabili. Diciamo che da quello che vediamo dal nostro punto di vista, da quello che poi emerge, come anticipava la dottoressa nel precedente intervento, molto spesso l'indice DESI ci porta a ci evidenzia come una nazione che ha ancora molto lavoro da fare nell'ambito del miglioramento e della fruizione dei servizi, ma i servizi non vengono fruiti anche perché mancano competenze digitali, per una serie di motivi, ma anche perché i servizi molto spesso non sono facilmente fruibili, perché ci sono tanti servizi magari inutili. E non si monitora adeguatamente i servizi che vengono forniti dalle amministrazioni. E poi vedremo anche che cosa è bene intendere con il termine servizi. Anticipando, possiamo dire che ormai il caro PDF online e il Word online, per essere scaricato e compilato e inviato su un altro canale, comincia ad essere un pochino deprecabile come effettivo, come livello di qualità del servizio. Ma poi vedremo più nel dettaglio questo argomento. Qual è il contesto europeo? Io ho preso in esame almeno, ce ne sono tanti documenti estremamente interessanti e che ribadiscono sempre gli stessi concetti. Quelli che io ho preso, sembrano più significativi, sono la dichiarazione di Tallinn del 2017, sottoscritta da tutti gli Stati membri, nella quale vengono evidenziati chiaramente alcuni punti dove c'è un'appendice, tra l'altro, dedicata all'usabilità e alla fruizione e al cosiddetto user-centered design, di cui parleremo nel dettaglio più tardi.
il regolamento del Single Digital Gateway che impone alle amministrazioni di tutta Europa, o perlomeno alle amministrazioni che erogano informazioni e procedure su determinati argomenti, di pubblicare contenuti e procedure online e servizi online rispettando determinati criteri di qualità indicati nel regolamento. Devo dire che mi fa piacere a un certo punto vedere che queste indicazioni vengano finalmente vorrei dire imposte, però effettivamente è ora, a livello europeo, perché appunto indicano un punto, un elemento di qualità del servizio omogeneo a livello della comunità europea. E poi c'è il piano triennale piano triennale ICT con una serie di linee di azione che abbiamo curato e che stiamo portando avanti per l'implementazione della fruizione dell'usabilità dei servizi digitali, di cui parleremo anche in questo caso più nel dettaglio nelle slide successive. La dichiarazione di Tallinn sostanzialmente indica che i servizi devono essere, faccio veramente un abstract, poi dopo lo trovate facilmente su internet questo documento, se non l'avete già letto, vi consiglio di dargli un'occhiata perché è molto utile. E dice sostanzialmente che i servizi devono essere full digital, deve essere considerato come digitale tutto l'intero processo. Quindi, e questo concetto viene poi ribadito anche dal Single Digital Gateway, viene indicato quindi tutto l'intero processo dall'identificazione sino alla fornitura, diciamo, del documento al cittadino deve essere interamente in ambito digitale. Il principio del once only è molto interessante, molto utile, certamente ci rendiamo conto della complessità del back-end che questo principio deve garantire, per far sì che i servizi e le informazioni che il cittadino fornisce siano forniti una volta sola a livello europeo, cioè sostanzialmente per chi. Per riassumere questo concetto, il once only dice sostanzialmente che io non posso richiedere al cittadino, io amministrazione, non posso richiedere sempre la stessa cosa al cittadino, anzi non posso richiederla più di una volta. Questo vuol dire che nel back-end ci deve essere un livello di integrazione, di interoperabilità molto, molto elevata e questo deve essere possibile anche a livello europeo. AGID, insieme alla Commissione europea, insieme ad altri stakeholders, sta lavorando, insieme agli altri stati membri, sta lavorando proprio anche per l'implementazione di questo principio che, come è facile appunto immaginare, comporta come dicevo prima, un'infrastruttura e una catalogazione, insomma, dei dati molto interoperabile e molto standardizzata. L'elemento della sicurezza, ci tengo a far notare che la sicurezza è ancora oggi un elemento spesso trascurato. E più i dati sono sensibili, più la sicurezza viene trascurata. Cosa voglio dire? Che molto spesso ci troviamo di fronte a dei siti e a dei servizi che trattano dati sensibili. Vedi ad esempio alcune aziende sanitarie e proprio queste realtà trattano con minore attenzione la sicurezza del dato. Questo è un elemento che non è più accettabile e deve essere assolutamente migliorato perché ne va della credibilità dell'amministrazione pubblica,
perché a quel punto il cittadino è più quasi invogliato a usare la cara vecchia carta e penna, andare allo sportello e sa che almeno i dati rimangono circoscritti in un determinato ambito e così si evolve. Ovviamente i dati devono essere resi disponibili, open, nei limiti di quanto indicato dalla normativa sulla privacy, dal GDPR, e i dati le banche dati devono, e le amministrazioni devono poter facilmente comunicare tra loro in tutta sicurezza determinate informazioni, determinati dati per appunto assicurare quanto indicato al punto 2, cioè il principio del one only. È chiaro che tutti questi temi comportano un effort da parte dell'amministrazione, altro che secondario, ma non solo dell'amministrazione, a livello nazionale, di architettura nazionale, e noi come Agit ci stiamo lavorando per far sì che si proceda in questo senso. Già molto è stato fatto dai miei colleghi che si occupano di interoperabilità, di sicurezza e quant'altro. Rapidamente sul regolamento del Single Digital Gateway. Il regolamento del Single Digital Gateway, che se qualcuno volesse approfondire lo trova su Google rapidamente, basta indicare i numeri 2018/1724. Se ce la faccio vi mando anche al volo il link sulla chat. Eccola qui. Eccomi qua. Allora, il regolamento, eccolo qui. Questo regolamento, per chi non lo conoscesse, è stato emanato lo scorso ottobre e mi sentite? Ok, vedo che ci sono problemi con la voce. Allora, dicevo, lo sportello digitale europeo è un punto centrale è un hub che consente alle amministrazioni, al cittadino di poter facilmente trovare informazioni e servizi online, procedure online, procedure interamente online, cross border, quindi dalla Spagna all'Italia, Germania e quant'altro, per poter vivere effettivamente, poter implementare quel single digital market che da tanti anni la Commissione e la Comunità Europea promuove. Gli attori dell'implementazione di questo Single Digital Gateway sono la Commissione Europea, innanzitutto, che ovviamente coordina tutto quanto, il Dipartimento per l'Italia e il Dipartimento delle Politiche Europee, ovviamente Agid. Per quanto riguarda la parte tecnologica, sono stato la scorsa settimana proprio a Bruxelles per l'incontro di coordinamento per le informazioni e per i servizi. E poi le pubbliche amministrazioni centrali ed locali che devono fornire informazioni e procedure e servizi online. Le informazioni, quindi la Commissione Europea ha elencato. La Commissione Europea ha elencato una serie nel regolamento, una serie di informazioni che devono essere messe obbligatoriamente online entro il 2020. E stiamo lavorando con le pubbliche amministrazioni centrali, abbiamo finito la mappatura delle informazioni e delle amministrazioni e le amministrazioni stanno iniziando la redazione delle informazioni secondo determinati criteri di qualità di cui vi parlerò più tardi. Ma che sono sostanzialmente di buon senso, perché quelli della scrittura facile, sintetica, esaustiva, ma non da gazzetta ufficiale. Poi ci sono le procedure online, i servizi, quindi, che devono essere messi online entro il 2023. Come dicevo, qui non parliamo di PDF online, ma parliamo di servizi, procedure interamente online, che chiudono, cioè dove l'utente può accedere e chiudere il processo
e assolvere a un determinato adempimento nei confronti della pubblica amministrazione. Ed è nel regolamento è, come anticipavo prima, essenziale la qualità delle informazioni e dei contenuti che metto online e della fruibilità delle informazioni, delle procedure che pubblico. Quindi Scusa Claudio, ti interrompo soltanto un attimo per dirti che lamentano un po', sì, lamentano un po' gli utenti a tratti l'uso della tua voce, Allora, mi quindi se sentite puoi meglio? avvicinare un po' di più il microfono. Mi sentite meglio? Sì, così sì. Va bene. Quindi va bene, spero che mi sentiate un po' meglio. Benissimo. Poi, terzo macro documento, diciamo, documento che noi abbiamo redatto, è il piano triennale ICT. Ci sono sette linee di azione che riguardano l'esperienza utente e le interfacce dei siti, dei servizi web. Le amministrazioni devono, adesso non sto a dettagliarli uno per uno, ma anche perché nella linea 67 poi ne parlerà anche la collega Patrizia Schettino, sostanzialmente in tutte queste linee di azione viene ribadita l'importanza dell'implementazione di un sito, della realizzazione di siti e servizi che siano effettivamente corrispondenti a quanto indicato su designers.italia.it. Le amministrazioni a breve saranno messe in grado di poter comunicare ad Agid la data entro la quale intendono adeguare il proprio sito alle linee guida su Designers. Già molte pubbliche amministrazioni ce l'hanno comunicato. È necessario che le amministrazioni indichino nei capitolati di gara la richiesta ai fornitori di aderire a quanto prescritto, diciamo, o indicato su Designers Italia in termini di progettazione, ricerca utente, interfacce ove disponibili e così via. Nella linea di azione 63 è previsto appunto il rilascio di un kit di design di cui parlerà poi la collega Daniela De Blasis per i comuni e le scuole. Nella linea 64 stiamo ultimando le linee guida per ex articolo 71 che diventeranno linee guida cogenti. Nel 65 chiediamo alle amministrazioni, come ormai da anni, di pubblicare il 31 marzo gli obiettivi di accessibilità. La più importante, a mio avviso, elemento di novità è la 66 dove la Agid attua la direttiva sull'accessibilità dei siti web e che impatta direttamente anche nelle amministrazioni centrali e locali, in quanto dovranno comunicare ad Agid con uno strumento che abbiamo predisposto e che pubblicheremo i primi giorni del mese prossimo, di dicembre, dovranno comunicare ad Agid una dichiarazione di accessibilità. Su questo faremo una campagna di comunicazione e di formazione tempestiva per supportare le amministrazioni nell'adempimento di questa attività che viene fatta bensì, cioè, verrà fatta da tutta la comunità europea. Quindi non è soltanto un adempimento per l'amministrazione italiana, ma per tutti gli Stati membri. Che presso il loro, diciamo, l'Agid nazionale loro comunicheranno, insomma, il livello di accessibilità dei loro siti costruiti nell'ultimo anno, ma di questo, ripeto, ne parleremo in un altro webinar. Poi la richiesta, e questo l'abbiamo portata avanti e direi quasi praticamente conclusa, l'azione scade a dicembre. Si conclude a dicembre con la richiesta da parte di Agid alle amministrazioni centrali di fare dei test di usabilità e vedremo dopo i risultati.
con la collega Patrizia Schettino. Allora, che cosa emerge da tutti questi documenti? Parliamo di quindi dichiarazione di Tallinn, piano triennale ICT e Single Digital Gateway. Tutti questi elementi che vedete in questa slide sono sostanzialmente diciamo, tutti elementi ricorrenti all'interno di questi documenti. Quindi la famosa e tante volte ribadita centralità dell'utente, anche se ancora poche volte, o meglio, forse non è stato ancora compreso bene cosa vuol dire porre l'utente al centro della progettazione dei servizi, i contenuti sintetici e chiari. Che adesso tutti quanti questi argomenti brevemente li esploderò nelle slide successive. Pensare che i siti debbano essere fruiti principalmente da telefonino e da smartphone e non da sito da desktop, perché ormai è quella, cioè, l'orientamento è chiaramente questo, e questo è sembra una soltanto una questione di essere responsive o meno. Invece cambia proprio il paradigma di progettazione, perché io devo scrivere, devo creare un'interfaccia e devo essere sicuro che la pagina sia sufficientemente leggera per essere fruita da smartphone. Insomma, cambiano tante cose. Il servizio online, l'ho evidenziato volutamente, è purtroppo, non dico purtroppo, ma io parlavo qualche giorno fa, no, qualche tempo fa con un'amministrazione, chiedevo quanti servizi avessero online e mi diceva qualche centinaio. Poi, scavando un attimo, ho visto che i servizi erano sostanzialmente quasi tutti dei PDF. Purtroppo non possiamo più considerare il PDF e il Word, dico purtroppo, ma in realtà vorrei dire, insomma, sarebbe ora che considerassimo un servizio online come un servizio ad accesso identificato, e con un rilascio di un documento legalmente valido. Questo è dove si sta andando a livello europeo e dove il cittadino vuole arrivare, perché sennò, diventa un problema. Quindi tramite un'identificazione SPID, per alcune procedure, già comunque pensare ad un accesso che possa consentire anche a un utente straniero di poter fruire di quel servizio va necessario. Questo vuol dire, e lo vedremo dopo, anche la traduzione delle interfacce, e delle informazioni. Sì, come si diceva prima, full digital, interoperabilità end-to-end, per cui tutto quello che c'è nel back-end deve essere comunque, insomma, adeguatamente gestito per far sì che queste informazioni siano poi anche reperibili, fruibili da altre amministrazioni. Su questo ci sta lavorando un ufficio, insomma, Agit sta lavorando con team di lavoro dedicati. La sicurezza dei dati, la ribadisco, dei siti, elemento poco ancora su cui c'è da fare molto lavoro in termini di sensibilizzazione. E un altro elemento che compare da tutti questi documenti che io vi ho precedentemente menzionato, che sono solo una piccola parte evidentemente, è anche il feedback degli utenti. È necessario, lo vediamo dopo più nel dettaglio. Tener bene a mente che dobbiamo, uno, avere, ricevere, consentire all'utente di fornirci dei feedback, due, intervenire sulla base di questi feedback ricevuti per migliorare il servizio. Comunque lo vediamo più nel dettaglio fra brevissimo, fra pochissimo. Quindi la qualità delle informazioni. Le informazioni devono essere comprensibili. Questo ve lo dico perché se per capirci, a livello, per farvi un esempio pratico, noi stiamo lavorando con le pubbliche amministrazioni centrali perché
pubblichino entro la fine dell'anno prossimo circa una settantina di informazioni sui siti delle PA centrali. Queste informazioni, come prescritto dal Single Digital Gateway, dal regolamento, se non hanno determinate caratteristiche di sintesi, chiarezza, data di ultimo aggiornamento e altri elementi che del link che vi ho mandato sono precisamente l'articolo 9, queste informazioni non vengono pubblicate e la Commissione europea non le reputa valide ai fini del regolamento e nella peggiore delle ipotesi potrebbe scaturire una procedura di infrazione. Quindi qui non stiamo più parlando di desiderata, ma stiamo parlando di cose che devono essere finalmente messe in pratica, anche perché tanto difficile è il principio del once only da poter essere messo in pratica per tutto quello che sappiamo in termini di interoperabilità, di standardizzazione dei sistemi di back-end, quanto è invece tecnicamente facile poter scrivere e comunicare in un modo diverso. Quindi questi elementi possono essere messi in pratica volendo sin da subito. Qui parlo poi appunto di servizi facilmente fruibili, il monitoraggio e la raccolta delle statistiche sulla fruibilità, perché anche questi sono tutti elementi che vengono messi chiaramente in risalto dal Single Digital Gateway. Queste sono cose che possono essere messe in pratica già domani mattina. Non c'è bisogno di nessuna infrastruttura, non c'è bisogno di nessun fornitore, di nessun contratto quadro, c'è bisogno soltanto di conoscere degli strumenti, degli standard che su Designers Italia sono già presenti dal 2015, o meglio, diciamo da qualche anno, e che insieme a una serie di kit e metterli in pratica, pubblicarli. Non è semplice perché siamo tutti immersi in un contenuto, nella vastità, diciamo, dei contenuti che noi abbiamo e che conosciamo, per cui estrapolare solo le informazioni chiare, facili da comprendere, senza linguaggi tecnici, può diventare difficile, però è uno sforzo che dobbiamo necessariamente fare e possiamo fare soltanto se chiaramente conosciamo se abbiamo un'idea di chi c'è dall'altra parte, di qual è il nostro utente e di qual è la competenza che quell'utente ha su una determinata materia. Se però non gli forniamo uno strumento di feedback, difficilmente possiamo saperlo. Insomma, sono tutti argomenti interconnessi fra di loro, però insomma, da qualche parte è necessario iniziare. Vedo qualche domanda. Allora, ci sono prospettive per l'utilizzo degli identificativi di sessione SPID come sostitutivi della firma digitale per i documenti eventualmente presentati dagli utenti che accedono ai servizi online. Su questo potrei sicuramente farvi una domanda sulla quale preferirei far rispondere i colleghi che si occupano specificatamente di SPID. Certamente l'accesso tramite SPID identifica l'utente, però se io ho un processo, come si dire, un procedimento che genera un documento, cioè che genera il Single Digital Gateway lo chiama prova, però diciamo che genera un deliverable, un documento valido legalmente, non c'è neanche bisogno per certi aspetti della firma digitale di quel documento. Quindi se io accedo con SPID e sono identificato e chiudo il procedimento all'interno dello stesso canale, ho anche ho la sicurezza che quell'utente abbia comunicato quelle informazioni con quell'identità.
Che cosa si intende per PIA centrali? Le PIA centrali sono dettagliatamente indicate in una determina di AGID che adesso non mi viene in mente, ma che sta sul piano triennale. Sono sostanzialmente i ministeri, le agenzie, l'agenzia tipo l'agenzia l'AGID, l'INPS, INAIL e così via. Non sono, per capirci, le regioni, i comuni. Ok. La comprensibilità è parametrata a livelli di studio dei cittadini, come diplomato oppure laureato. Allora, ci sono indici di leggibilità abbastanza che possono essere appunto parametrati. È chiaro che se io sto parlando. Anche su questo la Commissione europea tramite regolamento chiede alle amministrazioni di valutare i testi scritti secondo determinati indici di leggibilità. In Italia credo che ci sia un sistema che si chiama Gulpiz, una cosa del genere, adesso è da tanti anni che non lo utilizzo e non so neanche se è molto aggiornato. Però è parametrabile sulla base di una competenza o di una, diciamo, di una competenza e di un livello di skill, di conoscenze, appunto, che si può parametrare tra il giovane e il laureato o post laureato, eccetera. Però anche un sano test di usabilità con gli utenti consente di trovare facilmente delle possibili soluzioni alla comprensione dei test. Esistono delle parole standard da inserire nell'uso dei titoli ai fini delle ricerche. Beh, ad esempio, una cosa che noi deprechiamo è il famoso, adesso dico, può sembrare una banalità, potrà far sorridere, però viene tantissime ancora utilizzato, che è il famoso e famigerato clicca qui. Per ulteriori informazioni clicca qui. Questo non è un titolo, mi rendo conto, però è una di quelle cose di quelle accortezze assolutamente banali che però appena trovate un testo dove c'è scritto clicca qui vuol dire che proprio non si sta facendo nessuna attenzione all'utente, nessuna attenzione alla Search Engine Optimization e si sta perdendo un'occasione per poter fare una buona comunicazione. Per quanto riguarda l'uso dei titoli, vabbè, ci sarebbe tanto da dire, però potremmo semplicemente dire che il titolo più è univoco all'interno del dominio, all'interno del sito, più risponde a una possibile ricerca fatta dall'utente su Google, meglio è, perché vuol dire che se io metto un titolo con scritto procedura potrebbe essere che non, per Google non sia così tanto significativa. Se io invece specifico meglio, sempre con pochissime parole, può darsi che ci sia un'associazione tra titolo e ricerca fatta dall'utente su Google che mi evidenzia maggiormente il risultato all'interno del ranking. Allora, riprendendo un attimo velocemente la presentazione, importante è quindi usare un vocabolo semplice, la Search Engine Optimization, come dicevo prima, l'uso corretto dei titoli, le informazioni che siano regolarmente aggiornate, se avete un CMS fate una vista, chiedete al vostro tecnico di oppure semplicemente dal back office dovrebbe essere abbastanza semplice, i contenuti che sono più vecchi di 6 mesi probabilmente potrebbero presentare delle anomalie in termini di contenuti, quindi sarebbe bene almeno ogni 6 mesi che tutte le pagine fossero controllate, non dico aggiornate, ma magari controllate. E le informazioni devono anche essere, cominciate a scrivere anche le informazioni in inglese, qualora queste informazioni possano effettivamente
interessare l'utente straniero. Come faccio a saperlo? Un buon punto d'inizio è quanto specificato nel Single Digital Gateway. Se ritenete che queste informazioni che voi erogate possano, nel Single Digital Gateway c'è un Annex 1, come si dice, un allegato 1, viaggiare all'interno dell'Unione, il lavoro, veicoli, sanità, eccetera, che noi stiamo con le amministrazioni centrali pubblicando anche in inglese. Però, insomma, questo riguarderà le amministrazioni locali, soprattutto quando si parlerà di procedure online. Insomma, considerate la possibilità anche di avere un sito che sia, non dico, non deve essere assolutamente speculare, ma che sia comprensibile anche in una lingua diversa dall'italiano, dove possibilmente cambia l'intera interfaccia, non soltanto la paginetta in inglese all'interno dell'interfaccia che rimane in italiano. Vado avanti. Scrivere pensando agli utenti finali. Cercare di strutturare i contenuti in base all'attività degli utenti e non, quindi l'utente ha, come dire, io utente devo fare un task, non vengo sul sito della pubblica amministrazione per perdere tempo, ma per un adempimento. Quindi devo condurre il cittadino nella strutturazione delle informazioni in modo tale che siano la più facile da fruire e la più conseguenziale possibile. Certamente poter utilizzare delle linee guida di stile per i siti, non posso che indirizzarvi a consultare designers.italia.it, perché ci sono anche lì degli standard che vengono indicati per la scrittura e per la comunicazione. La qualità dei titoli, delle informazioni deve seguire anche una corretta formattazione con paragrafi brevi, dove, ecco, un'altra cosa importante, questo vale soprattutto per i siti tematici, deve essere assolutamente chiara a chi appartiene quel sito, perché ne va della credibilità di tutto il servizio. Quindi nel footer o nell'header deve essere sempre chiaro qual è l'amministrazione che sta erogando quel servizio. Poi, va bene, per quanto riguarda la navigazione con dei breadcrumb, quello insomma fa parte ormai del kit che noi forniamo con le scuole, con le amministrazioni, con i comuni. Ed è assolutamente uno standard che consente al cittadino di potersi muovere facilmente all'interno del sito. La ricerca sui motori, la Search Engine Optimization, dunque vedo delle domande, al momento non può essere utilizzato da cittadini al di fuori dell'Italia. Allora, noi colleghi, meglio di Speed, che seguono questo progetto. Insomma, noi abbiamo implementato, è stato implementato il nodo ADAS e sostanzialmente siamo compliant a quanto richiesto dalla Commissione europea. Quindi sicuramente un passo importante per far sì che l'utente possa accedere dall'esterno ai servizi è quello di intanto di farli accedere tramite Speed. Vi possiamo fornire, ci sono amministrazioni in Italia che ad oggi utilizzano solo Speed come accesso al servizio, è vero che entro il 23 dovrà essere solo di accesso. Allora, ci sono una serie di amministrazioni che forniscono l'accesso tramite Speed. L'elenco completo potete trovarlo sul portale, sul sito dedicato al tema, speed.gov.it, è auspicabile che le amministrazioni, certamente se io voglio accedere a un servizio dall'Europa
e avere dei dati interoperabili, devo chiaramente tracciare, devo chiaramente identificarmi. Su questo però io mi riservo di fornirvi, ci riserviamo di fornirvi delle risposte più dettagliate e più precise, perché non, essendo SPID un argomento che riguarda, che viene tecnicamente gestito da un altro ufficio, preferirei sentire prima loro per essere certo di fornirvi delle risposte puntuali a queste domande puntuali. L'H3 no, sì, certamente anche l'H3, perché no? Stiamo parlando di sostanzialmente di tag e di elementi della struttura che devono essere facilmente identificabili da un motore di ricerca, e quindi va da sé che la gerarchizzazione dei titoli debba essere adeguatamente rispettata e debba avere un significato per il motore di ricerca. Venendo al motore di ricerca, e con questa che se non erro dovrebbe essere la mia ultima slide, il motore di ricerca è importante sia a livello di single digital gateway, perché ci sarà un motore di ricerca all'interno del single digital gateway, vedi l'articolo 18, ma è importante anche per la reperibilità delle informazioni di tutti i siti in generale, e quindi di Google. Google valuta anche il peso e la velocità di caricamento della pagina web, un parametro, un indicatore che molto spesso viene trascurato, caricando le pagine ancora oggi con una quantità di immagini e di documenti che non fanno altro che appesantire notevolmente sia la consultazione normale da desktop, sia allo scaricamento di queste pagine dallo smartphone. Quindi ribadisco l'importanza di far sì che i siti siano facilmente trovabili, e vengo a uno degli ultimi punti, la questione del feedback. Era necessario recepire, come dire, porsi in attenzione nei confronti degli utenti per capire qual è il loro feedback di gradimento delle informazioni che noi poniamo online e dei servizi che noi poniamo online. Facciamo dei test sugli utenti, poniamo come Agid metteremo a disposizione entro questo mese, ci stiamo lavorando da un anno, metteremo a disposizione dopo lunga attività di sviluppo, progettazione, stiamo mettendo in pubblicazione uno strumento di Web Analytics Italia, che è una piattaforma open source basata su Matomo, che consentirà a tutte le pubbliche amministrazioni di poter fare un monitoraggio puntuale della fruizione dei propri siti e del proprio ecosistema di siti. Quindi non più basato su Google, ma basato su una piattaforma appunto open source su Matomo. E soprattutto la cosa importante è che più amministrazioni fanno l'onboarding, più noi avremo la possibilità di condividere con il cittadino e con le altre amministrazioni come l'utente fruisce di determinati contenuti, ad esempio, sempre nel rispetto del GDPR, di quanto previsto dalla normativa sulla privacy, eccetera, eccetera, noi possiamo condividere con gli utenti esterni in una bacheca, in una dashboard che sarà pubblica, potremo condividere quali utenti, quali device vengono utilizzati e quali keyword vengono ricercate dagli utenti, quali sono i siti più utilizzati e una serie di altre cose. Questo ci è richiesto anche dal Single Digital Gateway. So che sto andando molto oltre il mio livello di intervento, di tempo, però volevo comunque ribadire l'importanza di fare dei test con gli utenti. Vedremo dopo cosa abbiamo fatto in Agid su questo tema. Detto in pochissime parole, fate i test di usabilità, anche se non sono particolarmente, cioè forniamo tutti gli strumenti per farli al meglio, per darvi tutte le indicazioni, ma fateli, perché vi garantisco, ne abbiamo fatti decine in Agid, e vi garantiamo che è sempre un punto di
È una scoperta vedere come altri utenti vedono lo stesso identico, la stessa identica interfaccia che noi abbiamo magari meticolosamente progettato, la vedono in un altro modo e possono fornirci dei punti di miglioramento molto preziosi. E poi chiaramente bisogna intervenire sulla base dei risultati. Claudio, la devo proprio interrompere perché altrimenti, diciamo, Prego, erodiamo prego. troppo tempo per le altre due comunicazioni. Quindi, Va casomai, ci bene. riserviamo un ulteriore spazio nella fase di, se ci sono altre risposte alle domande che faranno gli utenti. Grazie. Ok. E allora, passiamo la parola a Daniela De Blasis. Ecco Daniela, la vediamo ma non la sentiamo. Ha attivato il microfono? Ok, Ecco, certo, bene, mi sì, potete bene così, sentire? sì. Ok, perfetto, grazie. Sì, buon pomeriggio a tutti. Nell'ambito del tema di questo webinar farò un'introduzione su come progettare un servizio digitale usabile seguendo le linee guida di design e i kit come il design kit per i comuni. Dunque, l'usabilità, per farla in breve, non riguarda soltanto il look and feel, quindi soltanto l'aspetto estetico e l'interazione, ma è anche la funzionalità e come funziona un servizio, come viene utilizzato dagli utenti. Finora si è sempre parlato, comunque quello che traspare dagli incontri con le altre amministrazioni è l'intenzionalità di rifare un sito facendo particolarmente riferimento al design, all'aspetto estetico. In realtà, quello che le pubbliche amministrazioni devono mettere in pratica, se già non l'hanno fatto, è un'analisi e una ridefinizione della modalità di fruizione di questi servizi da parte degli utenti. Di fatto non ha senso fornire un servizio che non è usabile, no? Perché non risponde alle esigenze degli utenti. È un po' come andare su una pista ciclabile come questa, che è di fatto un errore tipico errore di usabilità, è la mancanza di efficacia. O su una scala mobile senza via di uscita, oppure una comunicazione di contenuti non chiara, come già detto Claudio precedentemente, dove i feedback non sono comunicati come devono essere e quindi porta l'utente a confondersi. Oppure un sovraccarico di informazioni che diventa frustrante per gli utenti che devono scansionare la pagina e poi non trovano appunto quello che stanno cercando. Tendenzialmente i problemi di usabilità sono legati a un metodo di lavoro che poi nel tempo si è rivelato appunto fallimentare. Ed è per questo motivo che si è evoluto nel tempo. Questa evoluzione ha portato un cambiamento sostanziale nel processo ed è per questo che bisogna adeguarsi per fare in modo che per offrire dei servizi appunto usabili. Quindi diciamo, se fino a decenni fa si passava direttamente dalla volontà di digitalizzare un servizio da parte appunto dei rappresentanti politici o dell'amministrazione stessa direttamente alla costruzione, si è passati poi in un momento successivo, si è giunta poi una fase di design intesa come look and feel, quindi come un aspetto estetico, per arrivare poi ad una fase di questo processo che vede l'introduzione del design inteso come progettazione, in una fase compresa, appunto in un momento compreso tra l'iniziativa di digitalizzare un servizio e la costruzione, appunto, mediante le righe di codice.
Questa fase è molto importante perché è quella che serve a determinare l'esperienza utente finale, quindi a determinare l'usabilità del servizio. Quindi lo fa eliminando quindi il conflitto di interessi che si crea quando il team di sviluppo è incaricato anche di costruire l'esperienza utente. Inoltre è proprio la fase in cui c'è una forte correlazione con gli utenti, perché appunto diciamo, si fanno una base di una serie di attività di analisi, di ricerca analisi degli utenti, ed è per questo che viene definito user-centered design, cioè design incentrato sull'utente. Ma come si concretizza questa interrelazione con gli utenti finali? Dicevo, si concretizza mettendo in atto una serie di attività. Attività che ci permettono una raccolta di dati innanzitutto. Ma come si fa questa raccolta di dati? Come diceva Claudio, mediante test di usabilità, ma soprattutto nella fase iniziale, mediante interviste agli utenti stessi per capire i loro bisogni, mediante raccolta di dati quantitativi come gli analytics. Insomma, ci sono varie metodologie. Una volta raccolti questi dati, si devono analizzare, si analizzano ed è proprio nella fase di analisi che appunto riusciamo a capire quali sono queste necessità e a far venire in mente delle idee per migliorare il servizio digitale esistente o delle idee per crearne uno nuovo. Dalla fase di ideazione si passa poi alla concretizzazione, che è appunto la realizzazione di un prototipo. Chiaramente nella stessa fase di realizzazione del prototipo possono venire in mente ulteriori idee e quindi modifiche al prototipo. Per questo il processo non è proprio lineare, ma lo possiamo definire iterativo. Allo stesso modo, quando facciamo dei test sul prototipo, andiamo ad intervenire, per modificare il prototipo. Soltanto quando tutto questo è, consolidato, si passa poi a quello che è il pilota e quindi all'implementazione mediante codice. Quindi dicevo fondamentale, questo anche per rispondere a Francesco Napoli, è fondamentale che gli amministratori siano consapevoli di questo processo, perché sia che diano un affidamento, sia che danno un affidamento all'esterno la realizzazione del servizio, sia che lo facciano tra virgolette in casa, sappiano poi che cosa devono aspettarsi. Infatti, diciamo, su Designers Italia ci sono le tipologie di documentazione, di report, di output che appunto gli amministratori devono aspettarsi dalle società esterne. Un esempio lo riporto in questa slide dove penso che possiate scaricarle comunque. Ci sono dei link a cui potete accedere e vedere come sono fatti questi documenti, o comunque questi report poi alla fine. Quindi dicevo, queste sono fasi, per ognuna di queste fasi, sono previste delle attività che troverete ampiamente descritte nelle linee guida, anche per chi poi vuole implementarle da sole, cioè all'interno della stessa amministrazione, per chi ha le risorse a disposizione. Dunque, questo sulla linea 62 del piano triennale, già vi ha accennato Claudio sul fatto che sulla linea d'azione che rende obbligatorio nei capitolati di gara relativamente appunto alla realizzazione di siti e servizi online, l'indicazione degli strumenti e delle metodologie progettuali descritte nelle linee guida di design. Sempre
Sempre in questa slide magari troverete qualche indicazione in più. Dunque, ma un esempio concreto di questo processo di progettazione di un servizio digitale è dato dal modello dei siti per i comuni. Trovate sempre sia nelle linee guida di design che nei kit a disposizione, anzi nello specifico per questo progetto è stato fatto un sito appositamente che è linkato qui in questa slide, dove trovate sia una guida sia i template che sono stati realizzati. E questo, diciamo, si inserisce all'interno del design system dell'APA come tra i kit a disposizione per la realizzazione dei servizi digitali. Chiaramente per gli amministratori comunali la situazione è facilitata dal fatto che tutto il lavoro di progettazione e anche di design è stato già realizzato, quindi di fatto è un risparmio di risorse e un risparmio di tempo. Però di fatto mostra anche per le amministrazioni non locali come deve essere impostata una certa metodologia e che cosa poi ne viene fuori. Questi sono esempi di documentazione, come dicevo, della fase di progettazione e trovate qui gli scenari, che è un tipo di documento che traduce i bisogni degli utenti in quelli che sono i percorsi che deve fare l'utente per raggiungere un certo obiettivo, un certo task, ed è la base di partenza per realizzare il prototipo. Questo è un esempio di documentazione, di progettazione dei contenuti, quindi un elenco dei vari tipi di contenuti, liste, tassonomie e così via. Sono tutti documenti che sono pubblicati e che potete visionare. E la progettazione dei contenuti che porta poi alla realizzazione dell'architettura dell'informazione, che non è altro quella che poi visivamente nel sito visibile come menu come o come la strutturazione delle pagine. Questi sono esempi invece di prototipi a bassa definizione e fanno parte di un kit che mette a disposizione dei flussi, ad esempio come il flusso di utilizzo di un servizio, il flusso di gestione dell'area personale, e alcuni pattern come il pattern di accesso a un servizio, o come ad esempio pagamento tramite PagoPA, sono già tutte schermate pronte che possono essere prese in blocco e inserite nella struttura del proprio sito. Di fatto diciamo, queste sono a disposizione anche non soltanto delle amministrazioni comunali, ma alcune di queste sono anche state, come strutture, sono rese volutamente generalizzate, insomma, per poter essere adattate anche ad altre amministrazioni. Questo è un esempio di modello di area personale. E qui trovate quella che è la fase finale, ultima di costruzione di un servizio digitale e che è appunto l'interfaccia e in ultimo la home page. In questo caso trovate l'esempio del comune di Cagliari perché è il comune che ci ha aiutato nella costruzione del modello per i siti dei comuni e in questi ultimi 2 anni appunto ci ha costantemente affiancato con le sue con i suoi instancabili amministratori. Dunque, di seguito qui ho postato alcuni link che possono essere utili qualora avete anche altre domande o discussioni o volete vedere come altri amministratori hanno risolto certi tipi di problemi o altri
come anche altri, insomma, o tra tecnici o tra pubbliche amministrazioni stesse. C'è sia, dicevo, il forum, forumitalia.it, sia c'è un canale di Slack, cioè delle stanze per chat a tema, e poi c'è GitHub, che è un repository dove ci sono appunto tutte le documentazioni, materiali, file, template a disposizione. Grazie mille. Grazie mille a te, Daniela. E adesso, per non rubare ulteriore tempo, passerei la parola a Patrizia Schettino. Di Patrizia Schettino non vedrete l'immagine perché, appunto, come vi dicevamo, ha avuto un incidente, preferisce non comparire in video, e vediamo però appunto le slide. Vai, Patrizia. Buon pomeriggio a tutti, io mi ricollego alla presentazione della mia collega Daniela e appunto nella mia presentazione andrò ad approfondire due metodologie che servono appunto per raccogliere dati relativi agli utenti. Quindi vi parlerò di test di usabilità e di interviste e vi porterò anche dei casi concreti di come noi stiamo utilizzando questi metodi all'interno di Agid sui nostri progetti. Vi rimanderò poi quindi a quelli che sono i kit che potete scaricare, quindi il kit interviste, il kit usability test e personas. Quindi vediamo, diciamo, partendo con le interviste, si tratta di una metodologia di tipo qualitativo, dove appunto la persona che si occupa di fare le interviste, partendo da una domanda di ricerca, da più domande di ricerca, instaura un dialogo con la persona che viene intervistata e quindi, diciamo, quelli che vengono raccolti come dati in sostanza sono delle narrative che poi vengono tradotte in dei testi con il processo che si chiama trascrizione e analizzati. Adesso io vi voglio proprio portare un caso concreto di un progetto Agid in cui abbiamo effettuato 20 interviste. Diciamo appunto quello che deve fare poi un ricercatore è fare un piano di ricerca, come indicato anche nelle nostre linee guida, a pagina 89 e 90, appunto le linee guida di design all'interno del kit. Quindi nel caso di un lancio appunto della fase, diciamo, iniziale di raccolta dati per progettare un nuovo servizio di Agid, di cui Claudio ha accennato, ovvero Web Analytics Italia, abbiamo effettuato inizialmente una decina di interviste. E come abbiamo individuato il campione? Siamo andati a fare innanzitutto un webinar su questo tema. Alle persone che hanno partecipato al webinar abbiamo inviato un questionario. Quindi abbiamo ricevuto da alcune persone che avevano partecipato al webinar le risposte al questionario e successivamente abbiamo, dopo aver analizzato le risposte ai questionari, abbiamo contattato queste persone chiedendo se volevano appunto partecipare ad una fase successiva di interviste. Una volta terminata, diciamo, questa fase, visto che avevamo comunque come partecipanti persone da diverse tipologie di pubbliche amministrazioni, quindi da comuni, piccoli, medi, da regioni, da alcune pubbliche amministrazioni centrali, abbiamo però diciamo, voluto ampliare ulteriormente il campione andando a intervistare diciamo persone che lavorano per delle regioni, per delle pubbliche amministrazioni centrali e attraverso anche le città metropolitane, attraverso la nostra rete di account territoriali. Quindi abbiamo contattato gli RTD e individuato delle persone che appunto lavorano direttamente con gli analytics. Quindi diciamo che la nostra
domanda principale era proprio questa, cioè capire come le pubbliche amministrazioni al momento stanno utilizzando gli analytics, quali strumenti stanno utilizzando e quindi trarne delle informazioni per noi utili ai fini della progettazione. Ecco, questo è fondamentale ovviamente perché la ricerca che si fa, la user research, ha come obiettivo principale quello di ricavare delle informazioni, anche comprendere nel dettaglio quali sono i comportamenti degli utenti, ma col fine poi proprio, diciamo, di non scrivere semplicemente degli articoli, ma quello proprio di fornire delle informazioni utili ai designers per la progettazione. Quindi è una raccolta dati che si fa ai fini della progettazione. Quindi diciamo che cosa avviene poi quando sono state raccolte le interviste, come si fa ad analizzarle? Allora, una cosa fondamentale è quella di individuare dei cosiddetti patterns all'interno dei dati, cioè dei comportamenti ripetuti, dei commenti ripetuti che ci consentono poi di andare ad identificare dei veri e propri profili di utente. Diciamo sulla base dell'esperienza, vi posso dire che per poter avere dei dati che siano utili, solitamente occorrono almeno una ventina di interviste. Nelle nostre linee guida di design, diciamo, viene identificato un numero di 6-8 persone per tipologia di utente, però diciamo che in realtà non è così, definire un numero preciso non è possibile all'inizio di una ricerca. In quanto proprio è importante, man mano che si raccolgono i dati, andare a vedere che cosa emerge dai dati per valutare se occorre raccogliere ulteriori interviste. Diciamo che quello che è importante è proprio andare a vedere se ci sono queste ricorrenze, questi pattern che si ripetono all'interno dei dati. Diciamo, usando un termine tecnico, bisogna vedere se appunto avviene la cosiddetta saturazione dei dati per poter interrompere la raccolta dei dati. E adesso vediamo uno strumento che si trova sempre, diciamo, all'interno dei nostri kit, il kit Personas, che vi consente di andare proprio a sintetizzare per i designer, per il team che si occupa di design, quelle informazioni essenziali che poi servono appunto a descrivere i profili di un utente. Io vi porto qui proprio un esempio che è tratto diciamo, dallo studio che prima di cui ho parlato. Quindi, una volta analizzate le interviste, noi siamo riusciti a sintetizzare un certo numero di profili, quindi di persone che effettivamente utilizzano gli analytics e che ci hanno raccontato come li stanno utilizzando e quali sono le criticità, le difficoltà che stanno incontrando al momento e quali sono invece le loro necessità. Come vedete, in questo template che potete scaricare dal sito di Designers, abbiamo ovviamente i partecipanti vengono anonimizzati, quindi abbiamo un nome che è un nome fittizio, diciamo, però quello che è importante è che noi abbiamo identificato ovviamente nel nostro campione che è sicuramente la responsabile comunicazione o il responsabile comunicazione è qualcuno che utilizza gli analytics. Nel caso appunto delle regioni è emersa l'esigenza da parte degli utenti di poter avere dei report che non servano soltanto per poter migliorare ad esempio il sito web, ma hanno un utilizzo più ampio, cioè la persona, la responsabile comunicazione, insieme col suo team, fa dei veri e propri report che poi vengono utilizzati anche dalla giunta, vengono comunque utilizzati dal management e qui nasce un'esigenza molto importante, cioè come collegare i dati, come utilizzare i dati per poi prendere delle decisioni concrete. Nella citazione che vedete più in enfasi nella parte di sinistra, un aspetto che è emerso, per esempio, è quello come esigenza di poter avere delle metriche comuni condivise con altre regioni, in questo caso, ma in generale per poter non solo comunicare i dati all'interno, ma anche potersi confrontare con altre pubbliche amministrazioni.
Di tutto questo noi abbiamo tenuto conto nella parte di progettazione, ovviamente. Quindi, per esempio, quello che è emerso dalle interviste è stato utilizzato per progettare delle sezioni, per poter poi, per esempio, andare a definire i contenuti delle FAQ che si troveranno sul portale di Web Analytics Italia. E procedo, quindi diciamo, vi rimando per un ulteriore approfondimento sulle interviste proprio al kit interviste e dicendovi che appunto le interviste possono essere anche più o meno strutturate, quindi nel caso abbiate bisogno proprio di avere una guida a come condurre l'intervista, questa la trovate all'interno del kit interviste. Adesso passiamo al test usabilità che appunto come hanno detto sia Claudio che Daniela è un altro strumento fondamentale per raccogliere dati dagli utenti con la partecipazione diretta degli utenti e direi che appunto, è importante tenere presente che stiamo parlando in questo caso di una metodologia mista, cioè diciamo che i test sono un po' un esperimento, hanno una parte qualitativa che consiste nell'osservazione che deve fare il conduttore, cioè la persona che organizza, che gestisce il test di usabilità. E poi diciamo anche la raccolta di commenti che provengono dal partecipante al test nel momento in cui appunto sta partecipando. C'è una componente quantitativa perché poi il successo o meno per ciascun task del test usabilità viene tradotto in 0 e 1, quindi alla fine abbiamo una percentuale di successo diciamo, del test per ciascun partecipante. Adesso vi spiego, diciamo, più nel dettaglio questi diversi aspetti. Prima, appunto, vi voglio mostrare che come all'interno del kit gli usability test sono contenuti tutta una serie di template che voi potete scaricare. In modo particolare, di grande aiuto è la guida alla conduzione del test, perché proprio trovate passo passo che cosa bisogna fare per organizzare un test usabilità, come comportarsi durante un test usabilità. E però io in questo momento voglio focalizzarmi sull'ultima parte, cioè il report dei risultati, che poi diciamo, comprende un po' tutti gli altri elementi e poi è fondamentale sempre per comunicare quello che è emerso al proprio gruppo di lavoro in modo tale da poter poi effettivamente utilizzare i risultati per migliorare la qualità del servizio. Diciamo, vi porto sempre un esempio concreto che viene da Web Analytics Italia, dove abbiamo fatto già due test usabilità, uno addirittura in una fase in cui avevamo fondamentalmente le pagine, le interfacce in grafica linkate, quindi abbiamo fatto un primo test, come si dice, sui mock-up, e poi abbiamo fatto un secondo test in una fase più avanzata quando diciamo comunque c'era una prima versione che è stata testata con utenti interni. Ecco, adesso io sono andata proprio a prendere in maniera concreta una parte del report che è venuto fuori dall'ultimo test, nel quale appunto viene riportato il problema che ha incontrato l'utente, o insomma, in questo caso più utenti, e la criticità, quindi che cosa andare a modificare per migliorare l'interfaccia e il processo. E quindi vedete proprio concretamente un problema che era emerso era la comprensione di una delle voci di menu, quindi avevamo nella versione che è stata testata una sezione che si chiamava dashboard e un problema in quanto anche mancava un link per proseguire nella consultare poi i dati più nel dettaglio. Quindi è stata rinominata la sezione che è diventata i miei dati. È stato aggiunto un breve testo che spiega poi che cosa può fare ulteriormente l'utente, quindi è stato aggiunto il link esterno che mancava. Un altro esempio concreto, sempre un'altra criticità che è emersa, per esempio nella fase di inserimento, cioè in cui una persona che diventa admin, l'amministratore per la propria pubblica amministrazione
di VAI, di Web Analytics Italia per la sua amministrazione, può aggiungere altri utenti. In questa fase quindi veniva richiesto sia di inserire l'anagrafica dell'utente e sia anche di assegnare i permessi che potevano essere di lettura o di modifica. Bene, qui abbiamo visto che c'era un problema nella pagina in quanto diciamo, non era le due azioni che doveva compiere l'utente non erano ben chiaramente indicate in sequenza e quindi diciamo, più utenti hanno avuto delle difficoltà. E allora abbiamo migliorato questa pagina proprio indicando anche già con il font che diciamo, le due azioni principali, riempire quindi con le informazioni fondamentali la parte relativa all'anagrafica e poi assegnare i permessi di lettura o di modifica sui diversi siti. E anche specificando insomma cosa succede quando invece viene dato il diritto di amministratore. Quindi vedete, con un test usabilità siamo riusciti già a risolvere dei problemi ancora prima del lancio del servizio e quindi migliorandone l'usabilità complessiva. E ovviamente faremo ancora ulteriori test nel momento in cui il servizio verrà effettivamente lanciato e quindi avremo le diverse pubbliche amministrazioni che si registreranno e utilizzeranno il servizio. Chiudo la mia presentazione parlandovi brevemente della linea d'azione 67 che prevede appunto secondo la determina 36 del 2018 che alcune pubbliche amministrazioni centrali effettuino i test di usabilità sui propri siti istituzionali. Agid cosa ha fatto? Ovviamente ha messo a disposizione tutti i propri kit, tutti i kit utili, quindi fondamentalmente il kit di usabilità, ma nel momento in cui abbiamo cominciato a ricevere i risultati dei test di alcune amministrazioni, altre amministrazioni ci hanno richiesto un supporto nel proprio passare da quello che, da quella che è l'individuazione di un contenuto e di un servizio, di una procedura sulla quale si vuole fare il test, perché si ritiene appunto che quella vabbè, è una nuova sezione che si vuole testare, oppure perché quello è effettivamente il contenuto, oppure è la procedura più utilizzata, il servizio più utilizzato, però si sono riscontrati dei problemi, oppure perché è emerso dagli analytics che effettivamente quella c'è un problema su quella pagina, su quella procedura, il passo successivo è quello di andare a trasformare questo contenuto individuato in un task. Alcune amministrazioni ci hanno appunto chiesto un supporto, quindi noi abbiamo dato un accompagnamento per raggiungere appunto questo obiettivo e quindi abbiamo aiutato le pubbliche amministrazioni a passare dal contenuto al task. Il task poi alla fine in effetti è il cuore, cioè il contenuto fondamentale di un test di usabilità. Perché è un testo breve di 2 o 3 righe, diciamo, nel quale si va a identificare in maniera sintetica uno scenario, una situazione concreta nella quale un utente si può trovare e quindi per poi chiedere a questo partecipante di andare a cercare nel sito un determinato contenuto, una determinata procedura, modulo. E quindi qui io vi ho riportato in effetti in maniera generalizzata quello che trovate proprio come esempio all'interno del kit usability test, proprio nella parte di guida per il conduttore del test. Quindi abbiamo un esempio, da una parte il contenuto e una procedura, quindi una procedura di risarcimento, ad esempio. Se io parto da questo, voglio capire sul mio sito se gli utenti riescono effettivamente a completare questa procedura. Diciamo, per fare il task, il passo successivo è quello di individuare una situazione concreta. Quindi, ad esempio, durante un viaggio ho subito un danno alla macchina e a causa del manto stradale. Allora, una volta definito questa situazione concreta,
rimando poi l'utente chiedo all'utente di andare a cercare il modulo per risarcimento danni, la procedura di risarcimento danni sul sito, mettiamo appunto, di un comune. Allora, adesso con questo esempio e con questo breve accenno alla linea di azione 67, io ho completato la mia presentazione e rimango a disposizione per rispondere ad eventuali domande. Allora, eccoci qua, grazie mille anche a Patrizia Schettino. Ho visto che Claudio Ceneghin sta rispondendo a qualche domanda in chat, però vi invito appunto a guardare nel nostro box domande le domande che sono in evase, quelle che sono colorate in nero, e se volete dare una risposta in questi minuti siamo a disposizione appunto dei nostri iscritti, dei nostri partecipanti. Chi vuole prendere la parola? Patrizia? Sì, Sì? sono Daniela De Blas. Sì, sono Ok, Daniela. sì, Volevo chiedere. Daniela, sì, puoi anche attivare di nuovo la webcam se vuoi. Ok, volevo rispondere ad Alessia che faceva notare che nelle linee guida, la sezione UI, il componente header non è più stato definito in maniera dettagliata come era nelle precedenti linee guida. Sì, cioè, di fatto c'è tra i vari componenti del kit è stato alla fine inserito anche un componente più complesso, perché fatto appunto di più componenti come l'header e il footer anche. Dopo varie richieste da parte delle amministrazioni, specialmente locali. Con questo non si vuole, come dire, creare necessariamente una omologazione, perché poi, come abbiamo sempre detto, l'importante è che il sito sia usabile, accessibile, e diciamo, questa è sicuramente una priorità. Poi per fare in modo che questo avvenga, chiaramente poi l'utilizzo del kit diventa necessario. Ci sono anche altri componenti che possono essere combinati, in alcuni casi alcuni hanno utilizzato una hero al posto del normale header, quindi comunque non è proprio una scelta obbligatoria quella di fare l'header in quel preciso modo di 200 pixel invece che 180. Chiaramente dipende poi anche dalle esigenze e da come uno poi contestualizza certe cose, ecco. Allora, aiuto, grazie mille Daniela, aiuto Claudio a cui è scomparsa nella chat generale dal video. No, l'ho Allora, ritrovata. provo al... L'hai ritrovata Claudio? Ok, allora puoi rivedere le domande, sì. No, volevo rispondere alla domanda dunque, relativamente alla formazione Sì, per quanto Francesco Napoli. riguarda. Sì, noi faremo guide, stiamo predisponendo il materiale per tutto ciò che attiene alla formazione e all'onboarding cosiddetto di Analytics per rendere più facile possibile l'accesso a questa piattaforma e per configurare adeguatamente gli utenti e una serie di cose. Quindi a tempo debito, nel momento in cui adesso noi usciamo con la beta, ma stiamo predisponendo tutto il materiale, la knowledge base, tutto il materiale formativo e informativo per il lancio di questa piattaforma e sicuramente dedicheremo un webinar ad hoc per la diffusione nel momento in cui avremo superato la fase iniziale, la fase beta, insomma, il lancio e quindi certamente faremo formazione su questo tema. Ecco, volevo anche chiedere, avete dato una risposta su chi possono essere, diciamo, gli utenti coinvolti nei test di usabilità, ma quali tecniche esistono per coinvolgere gli utenti? Ci chiedeva anche Simone Padovan. Quelli che avete usato, chi di voi sta usando delle tecniche in maniera tale che appunto l'usabilità, il test sia, diciamo, fatto al meglio perché le persone sono anche motivate a partecipare.
Certo, allora diciamo che nei test noi abbiamo sia in alcuni casi come quello che ho raccontato di Voi Banete d'Italia, abbiamo utilizzato, diciamo rivolti ad utenti interni di Agid, perché ovviamente poi faremo dei test invece con pubbliche amministrazioni quando il servizio sarà lanciato, no, per tutti. Comunque, ci sono anche su come selezionare i partecipanti, ci sono sempre delle indicazioni precise all'interno del kit, e in generale diciamo, il kit è basato sul protocollo GLU, quindi dove si trovano delle ulteriori approfondimenti. Adesso appunto comunque dovevo stare nei miei 15 minuti, sono stata più sintetica. Diciamo che come indicato dal protocollo il numero di partecipanti dovrebbe essere minimo 5 per tipologia di utente in termini di numeri. Per quanto riguarda per esempio altri test, noi abbiamo anche semplicemente attraverso il sito chiesto se c'erano degli utenti del sito di Agid che avevano proprio voglia di partecipare a dei test, e poi da questi ovviamente con dei criteri li abbiamo contattati e abbiamo selezionato delle persone che sono venute qui in Agid. In questo caso erano persone che lavorano per la pubblica amministrazione, perché volevamo soprattutto fare un test con questo target. E comunque vi rimando al kit e vi rimando al protocollo EGLU. Ci sono Ok, altre un'altra domande? domanda è questa di Silvano Rigotti. È stato detto che in molti casi ci sono dei problemi di sicurezza rispetto alla sensibilità dei dati GDPR. Senza ovviamente citare i responsabili, potete fornire qualche esempio di questi problemi, magari meno eclatanti e per questo caso più difficili da interpretare? Allora, questo ambito io ho fatto un riferimento, forse si riferiva al mio intervento, non lo so. Comunque i problemi di sicurezza ci sono in alcune amministrazioni e sono di mancato rispetto di forme essenziali di sicurezza minima. Che ne so, un esempio banale è che il sito non sia certificato HTTPS, che ci siano dei problemi facilmente rilevabili da qualsiasi tool open source e online che scansiona il sito. Banalmente potrebbe essere un web server non adeguatamente patchato, come si suol dire, non adeguatamente aggiornato. E questo però fa specie rilevarlo, come dicevo, in amministrazioni che trattano maggiormente dati dell'utente, insomma, ecco, dati a volte molto sensibili. Per quanto riguarda, c'era un'altra domanda che dunque c'era un'altra domanda. Sì, allora, che differenza c'è tra Analytics Italia e Google Sì. Analytics? Allora, adesso non voglio fare discorsi un po' troppo retorici, però noi stiamo fornendo alle amministrazioni, a proposito di dati, ecco, cioè agganciandoci alla risposta del precedente, alla domanda precedente, noi stiamo fornendo uno strumento alle amministrazioni per poter tenere a casa e non fornire a Google, per quanto sia uno strumento assolutamente potente, utilissimo per certi aspetti, però noi non ci vogliamo mettere in competizione a Google. Vogliamo però rendere disponibili sia uno strumento di monitoraggio alle amministrazioni, ma rendere anche pubblicabili, condivisibili dei dati sulla fruizione dei servizi e dei siti online delle amministrazioni pubbliche, e fornire uno strumento anche alle amministrazioni per pubblicare sui propri siti questi dati statistici. Quindi quello che è importante è questa condivisione dei dati, che molto spesso è difficile desumere, dedurre da Google Analytics per motivi insomma,
di carattere commerciale e i dati, c'è un rapporto uno a uno tra l'amministrazione che ha il proprio sito, ha i propri dati statistici e tutto rimane all'interno della pubblica amministrazione. Invece è necessario condividere i dati, la fruizione, e perché come dire, è a vantaggio di tutti. Allora, non so se ce la facciamo proprio in un minuto a rispondere all'ultima domanda, quali sono i migliori test con gli utenti per verificare la comprensibilità dei contenuti delle pagine web? Non mi sembrerebbe di poter dire che non esiste un miglior test. Il miglior test, allora, qui bisogna redigere queste 2 o 3 righe molto chiare, molto semplici, fornire un task che sia molto chiaro per l'utente, facilmente raggiungibile, inequivocabilmente raggiungibile. Vi consiglio a Chiara Fioravanti che ci scrive questa domanda di dare un'occhiata al protocollo IGLU perché comunque per una prima infarinatura è molto molto utile e poi di fare i test. Poi bisogna fare sostanzialmente bisogna fare i test per capire quanto possono essere efficienti e imparare a farli, ecco, quindi l'importante è farli. Allora, grazie mille, io ringrazio tutti, vi volevo ricordare che all'interno del sito che vi ho ritwittato, che ci ha segnalato Daniela De Blasis, poi c'è anche un approfondimento su tutta questa parte diciamo di test fatta dal gruppo di lavoro sull'usabilità. Di cui vi ha messo il link Aurelia Tirelli, dentro il quale c'è anche la nostra collega Alessandra Cornero che da tempo se ne occupa e che appunto ci teneva a rimandarvi anche a questa sezione del sito della Funzione Pubblica che è molto ricca di materiali. Io vi ricordo, oggi abbiamo esaurito tutte le domande, quindi i nostri esperti sono esentati dallo scrivere appunto ulteriori risposte rispetto a quello che abbiamo detto al webinar e vi ringrazio e vi saluto e vi rimando a martedì prossimo per appunto il prossimo webinar della serie di queste con Agid e di cui troverete prossimamente a breve la pagina sempre su Eventi PA. Grazie mille e a presto.